Il paradiso, spoiler 4 aprile, vuole sposare Irene, Adelaide inquieta. Proseguono i consueti appuntamenti con il paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 4 aprile, non possono mancare numerosi nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso. In attesa di scoprire come evolveranno gli eventi che vedono coinvolti i protagonisti della soap. In particolare, l'attenzione è posta su Adelaide che sta attraversando un momento molto difficile. Improvvisamente, infatti, riceve una notizia che la lascia letteralmente sconvolta. Nessuno, però, sa il motivo per cui la contessa è inquieta ultimamente. Inoltre, i riflettori continuano ad essere puntati anche su Marco. Il giovane giornalista ha fatto ritorno nella città meneguina, destando diversi sospetti. Soprattutto suo fratello Tancredi non capisce quale sia il motivo che lo abbia spinto a lasciare gli Stati Uniti senza preavviso. Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il paradiso delle signore, da quando ha fatto ritorno, Marco ha continuato a destare sospetti. In particolar modo, suo fratello non crede a ciò che gli ha detto. Pertanto, dopo diverse pressioni, Tancredi riesce a fargli dire la verità. Difatti, il motivo per cui ha fatto improvvisamente ritorno in Italia è perché la sua relazione con Stefania è ufficialmente finita. Nel frattempo, Ezio viene a conoscenza del fatto che Vittorio sta cercando un'azienda che sostituisca la Palmieri nel confezionamento degli abiti dell'atelier. Pertanto ha un'idea: proporre la sua azienda come possibile collaboratrice del paradiso delle signore. Intanto, Francesco e Clara si confidano a vicenda sui loro amori. Da un lato, il giovane Rizzo confessa di essersi invaghito di Maria. Dall'altro, la giovane Venere del paradiso gli rivela di essersi innamorata di un ragazzo impegnato. Tuttavia, non se la sente di rivelarne l'identità. Successivamente, Adelaide decide di rivelare a Marcello il motivo per cui ultimamente è così inquieta. Gli spiega di aver ricevuto pessime notizie da un'amica che si trova all'estero. Purtroppo, è in fin di vita. Per tali ragioni è particolarmente distratta e sovrappensiero.